Comunque adesso ci dobbiamo preparare. Io sono veramente onoratissima. Perché sei, sicuramente... Mettiti a posto la giacca, metti a posto precisi. Sulla cravatta. Anche io la giacca. Sì. Microfono. Ok, non capiterà mai più di avere studio nel nostro programma questo ospite amatissimo in Italia, ma anche all'estero. Famoso per i duetti. Sì. Voi sapete, lui ha duettato con Cher, con Anastasia, con Tina Turner, veramente con le donne più importanti del mondo. Con la sua voce particolarissima, poi direi, no? Timbro unico. Le più belle canzoni, da Terra Promessa, lo vogliamo chiamare? Intanto chiamiamo la nostra sigla. Regia, sigla? Sigla. Che emozione! Batte il cuore! Vai! 1, 2, 3! Eros Ramazzotti! Buonasera Sandro. Non ne riesce una parola. Ciao Sandro. È possibile. Ciao. Sono già tre o quattro puntate. Che piacere Sandro. Ciao, sì, è un piacere, è un piacere. È sicuramente un piacere. Sicuramente. Però io non so più come giustificarmi. Che dico ogni volta? Bugiardo. Non mi crederà più nessuno. Bugiardo, vi posso garantire che era così. Bugiardo. Ma come bugiarda? Lo sai. Come hai mai detto? Lo sai. Non ci siamo sentiti l'altro giorno. Sandro, io e Massimo non sappiamo niente. Questa cosa la sapevamo pure noi. Raccontaci. Allora, Sandro, queste due carogne poi. Raccontaci perché qua non è possibile. Dai, dai, sentiamo. Allora, tanto bugiarda, perché tu lo sai dove sta la verità. Perché tutta la settimana, Franco, tutte queste scenate di gelosia, chi viene in trasmissione, gli hai parlato, eccetera, tu... Gelosissimo, cosa hai fatto ieri? Cosa hai fatto ieri? Che ho fatto ieri? Cosa hai fatto ieri? Sono andata in palestra. Diccelo, Paola, diccelo! Allora, ieri ha fatto chiamare dicendo che non lo voleva più. Ancora. Capito? Non lo voleva perché ha detto. No, stanca delle litigate, voglio dire, in quella casa stava succedendo di tutto. Ha detto non venire, gli ha dovuto dire non venire. Bisogna separare l'amore dal lavoro. Sì, anche perché questo ambiente, insomma, lo sai, dai, forza. Potevamo avere Ramazzotti ospite. Ma ti rendi conto? Pensa che emozione, è incredibile. Ma stanno facendo uno show. Ma non lo so, non lo so. Adesso gli do proprio due pugni in un occhio a tutti e due. Allora, Paola, non ricordare però queste cose. Appunto. Allora, però, come al solito, sai che poi dopo mi ha mandato un fax. Ci vediamo perché siccome siamo stati insieme per la Nazionale Cantanti, tanto ci dobbiamo sentire per altri motivi, per un altro progetto, quindi io glielo dico sicuro, lui viene perché ama molto i giovani, le nuove proposte. Ma lui è felicissimo, ma se poi tu in casa hai una persona che è gelosa, non è colpa mia, cioè voglio dire, Franco. No. Franco. Franco. Dai, è una cosa, capito? Ma tu hai capito Eros qui in studio, ti immagini Paola? Cioè pensa anche per noi. Un mondo diverso. Sì, li vogliamo mandare un momento. Volete accomodarvi? Vi lasciamo solo, ti lasciamo leggere il fax, andiamo a piangere da soli. Anche perché via. Questo fax che per me sempre. Tu sai che oramai gli artisti non arrivano, ma ti mandano i fax. Non so come, io mi metto anche gli occhiali. Vero, allora, Adelmo, già è qualcosa. Mi ha detto, Sandro, leggi come se fossi io a dire queste cose, perché tu sai che... Randy e Massimo, state attenti. Non vi distraete. Noi siamo nati attenti, sempre. Allora, lui... Paola, scusa. Ecco, mi devo spostare. Allora, comincia così, dice...
Michelle. Michelle. No, volevo dire che Michelle per me è stata una storia importante. Nata ai bordi di periferia, pensa che nemmeno i tram ci vanno più, proprio una cosa. E adesso che le cose della vita sono molto cambiate in ogni senso, quando sono triste vado nella mia terra promessa e mi accendo un bel fuoco nel fuoco. Così mi riscaldo un bel po' e penso a te, Paola. Paolona. Addirittura. E lì più bella cosa non c'è. Adesso tu sei dove c'è musica. Anzi, sei dove c'è Festival Italia in musica. Ma perché non mi hai voluto? Paola, un'altra te. Ma dove la trovo io? Ricordi quando ti ho detto ti sposerò perché hai un bel carattere, e tu invece, altro che bel carattere, ti sei messa a ridere e mi hai lasciato a pensare. I belong to you, you belong to me before. Sì, ma che vuol dire? Cioè, tutto questo che vuol dire? E che ne so, mica sono Ramazzotti, io, che ne so, me lo dice a me. Scusa, ma che ne so io? Vabbè, insomma, questo è tanto, mi dispiace anche questa volta. E adesso che facciamo? Eh beh, visto che ne abbiamo parlato tanto, un pezzettino, che dici? Facciamo un tributo, un omaggio? Già? Omaggio? Siamo ancora ad aprile, però se vuoi c'è problema. Allora, va bene, facciamolo questo, un tributino. Guarda, io guarda lì. Io non ho parole. Cosa pensate? Niente, siamo felici che Paola non ha fatto venire Ramazzotti. Siamo felicissimi, guardaci. Contenti e felici. Contenti. Grazie Paola, grazie, ti vogliamo bene. Grazie Paola. Se vado lì, guarda, li uccido entrambi. Vai, tanto Sandro io vedo, Giacobbe. Vedo